Bella ragazzi, sono Kappa Bigoku. Come sentite, ho la voce di merda. No, vabbè, c'ho il raffreddore, porca puzzola. E quindi, sai, è così me la devo tenere sta voce. E nulla da fare. Questa è la partita che saprete già come va a finire. Beh, ovviamente dal titolo si capisce, però. il finale più o meno è quello che avete visto nelle clip, ovvero quella. Boh, non so quante ne ho fatte, boh, 10 tipo, 12, non lo so, tutte nel tunnel con l'RSAS, ecco. Ed ero esaltatissimo perché è stata la mia primissima mob con l'RSAS, tra l'altro anche l'unica per adesso. E se siete un po' giocatori esperti ve lo consiglio. Qui ragazzi ho mandato veloce, scusate, però se no la partita durava un quarto d'ora dove non facevo niente, vedete lì in mezzo anche la barra. Qui stavo mandando un messaggio. Però vabbè. Ho mandato veloci i pezzi in cui non faccio niente perché io pensavo, ho detto, sono tutti su C, arriveranno di qua. E invece no, andando tutti nel tunnel. Dopo un minuto e mezzo dico, vabbè, me ne vado, cosa devo fare? Cioè, non sapevo, ho detto, cavoli, c'hanno C, arriverà qualcuno da C, no? Niente, da qui in poi basta. Non ne arriva mezzo. Io sto qui le ore e non ne arriva mezzo perché i nostri alleati sono lì in zona e me li massacrano prima che io possa arrivare. Allora, vedete, addirittura vado su C, ma niente, non li vedo, cioè è inutile. Non sapevo più cosa fare, hanno preso A, ho detto adesso arriveranno da A. E invece giocano tutto il tempo in mezzo, quindi è un po' una mob stramba, nel senso che ho passato 2 minuti a non trovare gente. Sono stato un po' camperato, e questo lo devo ammettere, perché nel senso mi sono mosso da B a C, ma non è che sono proprio andato nelle bandiere. Però con un RSAS, cioè non è neanche un Barrett che se ti arriva vicino lo shotti, capito? O gli fai un quickscope, con questo fai il quickscope, quickscope e fai hitmarker, cioè non ha alcun senso andarsene a cercare nel loro spawn. Però ci sto intorno, sto correndo, cioè non è che proprio me ne sto immobile, nel senso sono andato avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, non ne ho trovato mezzo. Qui allora dico, senti, fanciupa, me li vado a prendere, uno me l'hanno fregato, vabbè, e faccio 3 uccisioni con l'UMP, se non ricordo male. O 4. O forse addirittura 2, non lo so, non me lo chiedete, l'ho fatta un mese fa sta partita. No, ne ho fatte solo 2 con l'UMP, ecco. Aspettate che adesso mi smentisco subito perché arriverà la terza. Quando arriva quella barretta verde vediamo se l'ho fatta con l'UMP o con l'RSAS perché non mi ricordo assolutamente. Però non mi sembra che dopo qui usi ancora l'UMP. Adesso vediamo, eh. Perché non l'ho mandato veloce, lo so solo io in sto pezzo, è lentissimo. Allora, dai, dai, dai. No, uso l'RSAS perché sono un figo. No, infatti uso l'UMP, ecco come l'ho detto. Mannaggia i fiori maledetti. Ce la faccio, eh? Ah no. Allora sono un grande. Allora sono un grande, ho usato l'RSAS. Vabbè, va bene, basta. Sì, quindi niente, l'RSAS. Infatti, vedi, vedi, vedi che mi devo smentire. Lo sapevo io che ne facevo un'altra con l'UMP. Va bene. Quindi ho fatto 2 uccisioni e un assist con l'UMP. Comunque, stavo dicendo, niente, allora. Era un po' così, era un po' lenta sta partita. E aspetta, 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 la gente non arriva, non sapevo più cosa fare. E non sapevo dove andarli a prendere, infatti avevo paura perché andare così avanti con un RSAS, cioè, nel senso non è proprio così facile come si crede, diciamo. Alla fine, boh, non lo so, sono impazzito, ho detto basta, mi sono rotto, manca poco alla fine, vado in mezzo. Come vedete ora sono sempre all'attacco, non me ne sto più dietro perché siamo già a metà partita, io non so quante sono, sarò a 10, 11 e ho fatto in una partita 10 uccisioni e mi stavo arrabbiando perché ho detto che palle. Qui, mamma mia, ho rischiato, se questo mi pigliava col Barrett ero crepato, per fortuna non mi ha beccato. E no, vi dico già da adesso che insomma comunque questa partita secondo me. Solo perché questa è la mob di Godzilla, solo perché di RSAS comunque merita. Non è la partita più bella del mondo, ma merita, ragazzi, perché è una partita. Una mob con l'RSAS non la vedrete spesso. Di certo non sono l'unico, ma non la vedrete sicuramente spesso. Quindi, insomma.
Spero vi possa piacere. E adesso arriva la parte più bella perché mi ho detto, se me ne stavo qui nel tunnel dall'inizio, probabilmente avrei tirato la moab, penso in 15 secondi, ad essere sincero. Però vabbè. E invece vado solo adesso, ma fa niente, tanto con l'RSS si rimedia in fretta, come vedete. Se io sparo, cioè non me ne frega niente, tanto ho 65 colpi, io sparo dritto per dritto. Se qualcuno si vuole salvare, si salva. Però non dura tanto perché quando ci ritorno saltate per aria, vedete? Tac. Poi questi sono particolarmente idioti, quindi con un Barrett non è mai riuscito a beccarmi, lo sa solo lui come. E dovrebbe essere più o meno adesso, che adesso faccio le ultime due, poi mi giro. Eccola qua, guardate, eh. Guardare, qui non c'è nessuno, a sto giro zebra, proprio meno di zebra. Perché c'è il nostro, vedi, i nostri alleati sono andati di là, ogni tanto si blocca lo spawn. Ah, giusto, qui sono un grande. Avevo capito che arrivavano da A e gli ho fregati tornando indietro, quante ne so. Sono un fenomeno. Ora so che rinascono di nuovo su C, allora me ne vado dall'altro lato e guardo indietro e sono veramente un grande. Basta, dopo di questa basta. Posso dire addio al mondo che sono veramente grandissimo. Eccola qua. Boom, Moab. Tanta roba. Vabbè, 170 punti. Pensavo di prenderla proprio alla fine, invece alla fine. Poi crepo. Infatti anche uno mi ha chiesto perché si muore sempre dopo che si è preso la Moab. Non lo so perché. Boh, io l'ho già detto, perché si perde la concentrazione. Nel momento esatto in cui prendi la Moab, pom, la concentrazione cala enormemente. Qualunque ragionamento stai facendo lo lasci perdere perché hai preso la Moab, almeno per ora, per me. Sarà che non avendone chiamate hai capito come di là in MW2 300, piuttosto che sia una roba facilissima, quindi puoi ragionare mentre la tiri. Quando sei a tante uccisioni la concentrazione è molto più alta e poi appena prendi la mob si abbassa, quindi non ragioni più su da dove arrivano, da dove tornano, da dove di qua, da dove di là. Semplicemente non ci fai caso e quindi crepi molto facilmente, ecco. E nulla, insomma, questa è secondo me la spiegazione più plausibile, perché non ne vedo altra, nel senso che anche ogni volta che vedo che qualcuno piglia la moab o si suicida per farla doppia, o sono veramente scandalosi e quindi fa una serie da 50, oppure muore una o due uccisioni dopo, o addirittura subito, perché è così. Vabbè, basta, vi lascio. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vedremo con i prossimi video. Bella!